Anche qui in Italia abbiamo artisti che si difendono, che continuano a lavorare, ma che vivono anche momenti di difficoltà. Vediamo Ruggeri, vediamo tutti gli artisti hanno... Certo. Sì, ma io parlo di quelli che però... Ah, che hanno espresso... Non si sono messi lì a fare lo spot con le cosettine qua e hanno preso i soldi. E quelli che mantengono la schiena dritta, continuano a fare il loro lavoro e si pongono dei dubbi e si fanno venire delle idee. Ne abbiamo una in linea adesso, un'artista bravissima, una di quelle che a me piacciono molto perché l'artista, eccola qui, Arianna. Ciao Arianna. Buongiorno Arianna. È sempre difficile vedermi a casa. Buongiorno. Ciao Arianna Porcelli Safonov, che è collegata con noi. Arianna è un'attrice, una doppiatrice, è una ragazza in gamba che scrive i suoi testi. Arianna, raccontaci un po' come sta andando. Intanto è molto divertente che questa sembri una cosa strana, non avete idea di quante persone mi dicano ma scrivi davvero i tuoi testi? Cioè, avrai un autore, uomo ovviamente. Bene. Perché, momento... perché si pensa che gli autori debbano necessariamente essere uomini, scusa? Non lo so. Perché l'ironia è considerata maschile. Ma no, ma non un talento delle donne, no, ma è considerata così. Senti Arianna, tu invece scrivi i tuoi testi, ecco, che stai proponendo, io ti vedo, tu li proponi, vai nelle baite. Anna, raccontaci un po' quello che stai facendo, Arianna, scusami. Allora, prima di tutto torno indietro riguardo al discorso di autori e autore, visto che adesso va di moda femminilizzare sostantivi che prima, insomma, ci piacevano anche maschili, ecco. Non ci sono autori e autrici, ci sono persone e bisognerebbe fare un upgrade su quello che consideriamo essere la lotta di genere. In generale, in questo momento, io sono sempre più convinta che la lotta, sotto tantissimi aspetti, sia una roba che non, un cammino che non ci porta da nessuna parte. Bravo. E soprattutto, colgo questo spunto perché prima vi ho visto che bisticciavate. Sì, capita. Vabbè, ma sai, questa è la bellezza del live, no? Cioè, voglio dire... stato utile qualche schiaffone. Come sì, qualche schiaffone. Allora, qui a Radio Radio, cara Arianna, non ci prepariamo nulla, non ci mettiamo d'accordo su quello che dobbiamo dire, capisci? Cioè, si va in trasmissione live, come stiamo facendo ora, e quello che viene, viene, capisci? Quindi questa è la bellezza, forse è anche una chiave un po' del successo che abbiamo, perché la gente percepisce che in realtà noi prima di andare in onda non ci eravamo neanche incrociati nei corridoi, capisci? E quindi poi capita... Vantaggio di non avere autori, la vera freschezza, io almeno lo vedo nel mio piccolo, è veramente quella che poi ti viene prodotta dall'improvvisazione, no? Però anche non vi picchiate, ecco, no. Perché si sta veramente creando in questo momento l'humus che insomma non so chi desideri, no? Che i cittadini si ammazzino tra di loro per queste argomentazioni di cui peraltro nessuno è competente. E la cosa che mi agghiaccia di più di tutta questa situazione è vedere come siamo tutti predisposti a odiarci molto più di quanto era fino a poco tempo fa, anche se sembra assurdo. Questo è vero, però no, ma hai ragione, ma questo è l'argomento che abbiamo trattato prima del tuo intervento dalle 10.40 fino adesso, abbiamo trattato l'argomento e guarda, tu hai detto, senza averlo sentito prima, perché tu ti sei inserita nell'ultima parte, che in realtà noi cominciamo a pensare, avendo visto delle cose che magari poi tu vai a rivedere nei video che postiamo, perché ieri sera anche c'è stato un episodio sgradevolissimo di uno di questi opinionisti da salotto televisivo quotidiano che ha detto che bisognerebbe andare a sparare alla gente che manifesta, come fece il generale Bava Beccaris uccidendo 300 persone nel 1897. Insomma, questo ha detto in diretta. No, può sembrare, tu vedo che hai uno sguardo, ma è accaduto sul serio. No, è accaduto... Ma sai che ho questo sguardo, Fabio? Perché sì. La colpa è che stiamo rendendo l'opinionismo una professione. Bravo, sì. E questo probabilmente un reato molto più grave. Ma è quello che noi ci sbracciamo a dire. Ecco, e quindi parlavamo proprio di questo. E parlavamo del ruolo adesso, del ruolo dell'arte invece, che deve avere nel placare gli animi, per far capire tramite la musica, tramite i tuoi bellissimi monologhi, adesso ne sentiremo uno, stimolare l'emotività delle persone a comprendere le cose e a tornare indietro. Noi non dobbiamo dimenticarci che molte delle guerre del passato sono cessate anche grazie all'arte e alla musica, al teatro.
sono cessate proprio perché gli artisti hanno cominciato a lamentare il problema e a farlo capire alla gente, a emozionare le persone su queste cose. Spegniamo la televisione che ormai ci offre questi spettacoli osceni indegni. Andiamo a farci una passeggiata in baita con Arianna che ci fa dei monologhi. No, è vero Arianna, è vero, succede questo. A te sta succedendo in questi... No, per chi non sapesse, insomma, sì, perché immagino la maggior parte delle persone non sappia, ho creato questa collana indipendente di spettacoli all'aperto per dar modo un po' a tutti coloro che hanno delle idee, non per forza, insomma, vicine a quelle del Green Pass, di poter assistere comunque agli spettacoli, perché nel momento in cui perdiamo l'accesso alla cultura, anche se è esagerato parlare di cultura nel mio caso, insomma, però lo spunto di riflessione artistico, se perdiamo questo accesso, perdiamo la nostra capacità di discernimento, che è quella fondamentale che ci serve nei momenti di qualsiasi tipo di emergenza. E quindi vado a passeggiare sui monti perché ci andavano i partigiani, non lo so, perché ci andavano tutti coloro che desideravano opporre resistenza, non per forza a un sistema discutibile o meno, ma opporre resistenza nel senso proprio di al pensiero unico, opporre resistenza a un pensiero unico, cioè cercare un attimo di fermarsi, perché il tempo e la riflessione è quella che poi ci fa ragionare, cioè se ci fermiamo siamo a contatto con la natura, ci riuniamo, ci guardiamo negli occhi pacificamente, forse magari riusciamo a riaccendere un po' di neuroni o no? Ma difatti perché abbiamo perso, ci hanno tolto, questo poi è da vedere, il tempo e la possibilità di fermarci a riflettere? Oggi l'unico tempo che abbiamo a disposizione per fermarci è il cosiddetto yoga, che è una disciplina orientale che non ci appartiene in realtà. Basterebbe fermarci prima di prendere il tappetino e insomma gli inviti che faccio con queste escursioni sono un po' se vuoi, una traduzione simultanea di queste che sono le meditazioni orientali. Ecco, proviamo a farlo a nostro. Noi ci rifugiavamo sui monti, in questo caso gli Appennini, che sono lo scrigno del nostro paese. Proviamo a rifarlo per cercare di capire che cosa proviamo e che cosa desideriamo per il nostro paese, ecco, visto che è ancora desiderare qualcosa per il proprio paese. Ecco, esatto. Allora, poi dopo ci racconti meglio negli ultimi minuti che cosa fai di preciso, come funziona queste cose, magari ci dai anche qualche data futura perché la gente vorrà venirti a vedere, ma prima vediamo uno dei tuoi monologhi, però ne vediamo uno di quelli che tu pubblichi in rete, in genere nelle reti sociali, quindi su Facebook, Instagram, tutta questa roba qua, perché è giusto che la gente poi venga a vedere anche di che cosa parliamo, ecco, cosa fai. Ecco, tu fai dei monologhi molto belli, ben recitati, io ovviamente li preferisco live, però per chi vuole cimentarsi a vederti in rete, anche perché in live fai molto di più di quello che pubblichi in rete, quindi sono tutta un'altra cosa. Difatti poi chi viene in teatro dice, ma davvero? Ma io pensavo che la rete ovviamente è l'unico posto ancora un pochino democratico che ti consente di proporre il tuo materiale senza che venga filtrato, no? E io spero di partire dal desiderio di poter fare della satira, certo, ecco, quindi certo, quello che si avvicina un po', se vuoi, esatto, alla satira, veramente. Quindi certo, il live è la cosa migliore, quindi abbiamo detto andiamo a vedere Arianna nei suoi spettacoli dal vivo, che adesso poi ci dirà anche le prossime future date, però vediamone anche qualcosa in rete. Sì, la rete purtroppo filtra, la rete purtroppo ha i suoi problemi, però qualcosa passa, e vediamo intanto una delle tue cose divertenti, prego. Ho una specie di filtro protettivo invisibile, dono dello Spirito Santo, che però mi protegge soltanto se sono seduto su una panca e soltanto a messa. Se per caso il prete ha deciso invece di fare, che ne so, una conferenza o un cineforum, no, non, lo Spirito Santo non funziona più. Non fa fede però agli accordi che erano stati presi sul Vangelo, per cui appunto lo Spirito Santo ci avrebbe seguito dappertutto. Se subito dopo la messa ho intenzione di andarmene, che so, a un museo, sono un incosciente schifoso. Perché sappiamo, lo hanno già detto, ma lo ripetiamo, che questo è un virus intellettuale, ok? Che si nutre di quei batteri che parlano bene l'italiano, che conoscono la pittura e gli scultori e il teatro, questo qui. Per questo la cultura è pericolosa. Quindi, se sono uno giudizioso, o giudizioso A, o giudizioso asterisco asterisco, vabbè. Mi fermo prima, mi fermo al botteghino e me ne vado, indietreggio al botteghino e me ne vado da un parrucchiere o da un estetista, ad esempio, che sono dei luoghi sicuri. Al ristorante la faccenda è davvero disorientante, ma so che se sbaglierò mi correggerete, perché i social servono a questo.
Allora, fino a poco tempo fa potevo contagiarmi soltanto nel tragitto dall'ingresso del ristorante al tavolino prenotato. Quindi quel maledetto tratto di strada io me lo facevo tutta rattrappita, così tenendomi il cappotto come Enrico Cuccia, piegata su me stessa, guardando la brutta gente già seduta, immune, che ride, la gente schifosa che rideva ai tavoli e mi guardava, masticando con la bocca aperta, spensierata. Poi finalmente arrivavo al tavolo ed ero salva. Ma questo fino ai primi di agosto, perché poi a partire dalla prima decina di agosto abbiamo scoperto che il virus può estendersi fino ai tavolini, può arrivare, così come un cameriere con i capelli unti. Fino al tavolino. E quindi ci vuole il pass. Ovviamente sempre che non si sia sacerdoti o parrucchieri, ricordiamo, sacerdoti o parrucchieri. Ora però attenzione bene, se il ristorante o fate conto il bar si trovi dentro un albergo, sapete questi ristoranti, beh, e io sia stata una lungimirante, fica, ed abbia prenotato una stanza, ecco, quelli sono luoghi sicuri dove non è previsto l'utilizzo del pass. Però attenzione, se il ristorante e il bar di quell'albergo lì poi alla sera disgraziati aprono al pubblico e fanno, che so, l'happy hour, automaticamente quel posto diventa pericoloso perché entrano i clienti da fuori, che chi arriva da fuori è pericoloso. E mi pare anche giusto perché oltre a essere gente pericolosa è anche gente burciara, perché voglio dire, cosa ti costava prenotare una stanza per farti un aperitivo? Così saremmo stati tutti in salvo. I peggiori però di tutti sono i musicisti, ricordatevelo. In generale, da sempre, lo sapete, i musicisti si drogano, hanno i capelli lunghi, vestono di pelle anche d'estate, fanno figli con chiunque, quello anche noi in realtà, però ecco, i musicisti in questo momento storico sono molto più pericolosi di prima, un po' per la musica di merda che fanno e un po' anche adesso scopriremo perché. Sia all'aperto che al chiuso, se vado a sentire un concerto, sono in un luogo veramente pericolosissimo, ecco, dove il virus si insinua nei timpani, a volte anche appunto il virus, come abbiamo detto, della musica del merda, ma questo dipende più dai miei gusti che appunto dalla pandemia. Se però al concerto ci vado in autobus, sono tranquilla, al sicuro, sempre che la mia casa però disti 2 o 3 fermate dal palazzetto dove si farà il concerto, perché se faccio più di 3 fermate è un tragitto a lunga percorrenza e allora sono in pericolo. Mi serve il pass. Conviene quindi andare in metropolitana. La metropolitana è un luogo sicuro. Dite perché la metropolitana rispetto all'autobus? Perché in metropolitana le porte si aprono molto più velocemente, molto più spesso che su un autobus, no? Ogni 5 minuti si aprono, si cambia aria. L'aria dei sotterranei si sa che è salubre, quindi c'è un ricambio non soltanto di gente, ma anche di aria. Se al concerto vado in treno, devo studiarmi veramente bene, bene, bene la faccenda. Se prendo un Intercity, o uno di questi treni che magari attraversa più regioni, ecco, devo stare all'occhio, perché quelle sono delle circostanze, dici, sai, devo andare a Milano a vedere un concerto perché a Napoli col cazzo quello fanno, stai attento, perché quelle sono delle circostanze quando attraversi, no, i vari stati federali in cui gli untori possono intervenire. Se invece abito vicino al palazzetto e quindi devo prendere il treno, ma soltanto per un paio di fermate con un famoso regionale, posso stare al sicuro. Sì, sono al sicuro. Perché col disservizio il virus muore. Se devo prendere un aereo, perché, che ne so, Eric Clapton fa un concerto a lunga distanza, quindi devo prendere attenzione, perché anche lì si sa da sempre però che gli aerei sono dei ricettacoli di germi inauditi. Se allora mi fermo prima di comprare il biglietto aereo e vado al centro commerciale per comprarmi un bel CD, dici vaffanculo, Eric Clapton me lo sento a casa, posso stare tranquillo, perché il centro commerciale è un luogo sicuro. Non serve il pass. C'è Nexi che mi protegge. Ma solo se pago in digitale. Sì, perché banconote si sanno che le toccano tutti. Se volessi fare un concorso pubblico, dici io voglio salvare nel mio piccolo, nel mio paese, voglio fare un concorso pubblico. Serve il pass e ovviamente una raccomandazione, ma quella serviva anche prima. Gli uffici pubblici sono promiscui in effetti. Non sono promiscui invece i supermercati. Sembra strano, ma è così. Perché il virus muore, muore immediatamente, perché è un posto dove vengono venduti un sacco di detergenti, sanificanti, igienizzanti, un sacco di prodotti altamente inquinanti. Difatti al supermercato se ne sbattono il cazzo del cambiamento climatico, perché l'importante è sanificare. E poi fra le corsie anche il virus si perde un attimo, si confonde, dice dove cazzo sto, quindi va alle casse per far chiamare al microfono i suoi ed eccolo lì che lo beccano. Si perde, con tutti questi prodotti non riesce più a pensare ed è per questo che noi siamo salvi, perché i luoghi più pericolosi sono quelli dove si corre il rischio di pensare. Quindi basta evitarli o andarci con le giuste precauzioni. Arianna, cioè, tu sai che sei una specie di droga, perché noi volevamo mandarne un pezzettino perché era lunghe. Però poi alla fine di là in redazione, no, la voglio sentire, hai capito? È arrivata... Che poi tu, la frase finale è la più bella di questo monologo, cioè bisogna evitare i luoghi dove si pensa e andare laddove non si pensa.
C'è una distopia generale, è una sì, distopia. effettivamente vi ho un po' fregati. Sì. Nel senso che vi avevo detto all'inizio che avreste riso, che si trattava di satira, però non so voi, ma io ogni volta che rivedo poi i miei pezzi dico, ma che tristezza, ma questo non è un pezzo divertente, ma mi viene da piangere. No, no, l'ironia arriva, no, l'ironia no, arriva. No. Certamente non è che uno sorrida a 32 denti, ma l'ironia arriva, come no, è pungente. No. L'ironia è bella, è pungente. Ecco, Arianna, questo è un esempio dei tuoi monologhi, ovviamente. Ci racconti un po' dove sarai nei prossimi giorni, di che cosa parlerai? Raccontaci un po', dai. Allora, nei prossimi giorni sarò in ferie, perché per tutta l'estate ho girato in lungo e in largo, quindi fatemi riposare. Le date le potete trovare sul sito, quindi ariannaporcellisafonov.com. Il prossimo appuntamento è a teatro a Verona, al Teatro Romano, dove sarò per il Festival della Bellezza, questo famoso festival che mi chiede di parlare di Dante. Dici, madonna, io posso parlare di Dante. Quindi sono attenta, che Dante... Attenta che è in territorio minato, perché lì già qualcun altro ha parlato di Dante. Non solo, ecco, ma ne parleranno tantissimi, perché insomma ci sono dei nomi straordinari e io vado lì, pensavo di andare a pulire i cessi, invece mi fanno salire a te sul palco. E, proverò a dare uno spunto divertente su Dante, che prima di tutto, esattamente come tutti gli artisti in Italia, venne lodato soltanto da morto schiattato, ecco, prima non se ne curava nessuno, anzi lo offendevano, esatto, che è un po' esatto. Il destino di tutti gli artisti in Italia. Dopodiché proviamo a sorridere e a capire come sia utile la narcolessia che aveva Dante, no? Se vi ricordate, Dante sviene spessissimo durante la Divina Commedia. Non si capisce se per espediente narrativo, c'è cioè qualcuno che disse che era epilettico, qualcun altro, i nuovi studi dicono che fosse narcolettico. E siccome la narcolessia, un po' come me, Biden, esatto, scusate, è uno strumento di difesa molto potente, quindi proviamo a utilizzarlo anche oggi, no? Con cose e persone può tornarci utile questo strumento. Scusa, non mi sento bene, devo dormire. È vero. E quindi tu proporrai una cosa in questo stile. Beh, questo è interessante. Ma pensi che questa qua sia una tattica, quella di essere un po' così, no? Di isolarsi, no? Potrebbe essere, sì, come l'ipnosi o come parecchie intolleranze, no? Quando dici non posso mangiare determinate cose, non vuoi dire che sei a dieta e fai quello che non le sostiene a livello intestinale. Ecco, la narcolessia potrebbe essere uno strumento molto utile di salvataggio. Quante volte abbiamo desiderato in determinate cene o davanti a delle situazioni di sparire, ecco. Questo addormentamento patologico può salvarci, ecco. Beh, è vero, è un ottimo pensiero. Senti Arianna, noi vabbè, non soltanto ti vogliamo ogni tanto avere e ci racconti qualcosa di interessante e di divertente, ma poi ti vogliamo vedere live, dal vivo, che è molto meglio, e ti vediamo alle date che tu hai pubblicato nel tuo sito, e poi soprattutto anche per quelli che hanno il culo pesante, magari che non si alzano dalla sedia, c'è sempre questa scappatoia, diciamo, filtrata, ma comunque ancora un po' funzionale, che sono quelle delle reti sociali, dove ogni tanto pubblichi un tuo monologo, è vero? Sì. Attivi con i contenuti, tra l'altro in quest'autunno mio malgrado dovrò creare dei contenuti ad hoc, no? Perché non si sa mai quello che capiterà e quindi mi porto avanti ed è anche giusto, no? Che esattamente come ci guardiamo una serie su Netflix ci sia nel mio piccolo anche una proposta dedicata a chi c'ha il culo pesante, io lo capisco molto bene. Vorrei addormentarmi, quindi figuratevi che fatica uscire di casa. Poi adesso stanno aumentando questi, perché che stanno a casa, mangiano e Netflix e questo e quell'altro, per cui ovviamente ingrandendosi le parti pesanti è più complesso alzarle dalla sedia. Noi continuiamo. Voi non mi vedete, ma adesso sarà difficile. Infatti ho le rotelle, però. No, vabbè, no. Senti Arianna, va bene, questo per quanto riguarda a breve scadenza, però l'ultima domanda te la voglio fare, perché poi tu sei persona arguta, un po' come noi, ecco, ma come finirà sta storia? Cioè, Arianna, come finirà sta storia? Tu che idea ti sei fatta da attenta analizzatrice della società, ecco, visto che tu poi dopo ci ripensi, ci rifletti, ci fai i tuoi monologhi, cioè voglio dire... Tu sei acuta osservatrice, come finirà secondo te? Dai.
Io non so come finirà, non mi permetto, perché sarebbe veramente audace, però posso così permettermi di considerare come stia finendo adesso quello che stiamo vivendo, è la più grande de-analfabetizzazione che abbiamo mai vissuto. Stiamo diventando dei grandissimi ignoranti e perché stiamo diventando ignoranti? Perché ragioniamo per compartimenti stagni e perché non consideriamo il fatto che il pregiudizio, perché siamo pieni di pregiudizi, è ossimorico rispetto alla scienza e peraltro la scienza sta diventando sempre più dogmatica. La scienza, fino a poco tempo fa, almeno per quanto riguardano i miei poveri studi, Fabio, era basata sulle ipotesi, no? E soprattutto sulle discussioni di ipotesi differenti. Si arrivava a un obiettivo. Qui c'è invece una situazione per cui o si pensa così o si è fatto così, e invece siamo così diversi. Siamo un popolo, intanto che Garibaldi ha fatto un sacco di cazzate, quindi siamo diversissimi a livello proprio geografico e geopolitico, e poi siamo diversissimi come persone, ed è giusto che tutti la pensino in maniera diversa, e questo va incentivato perché la differenza per me è una virtù teologale più che Ma poi un difetto. è anche un valore che ci dà il piacere di incontrarci e di amarci per le nostre differenze. Se fossimo tutti uguali, probabilmente non vi sarebbe neanche l'emotività, perché l'emozione è un cambio di stato. Se fosse tutto uguale, non ci sarebbe emozione. Quindi dici delle cose, assolutamente giuste. E della paura, ecco, io a dicembre farò un Sì. lavoro e poi su questo vi lascio, sulla paura, su come è cambiata la nostra paura e su come siamo cambiati noi, no? Fino a poco tempo fa c'erano i musulmani, tutti dovevano paura dei musulmani, poi quando ero bambina c'erano gli immigrati, c'era il tunisino che veniva, ecco, e andiamo avanti con il fardello, con la palla di ferro della paura, Della basta. paura, certo, giusta ragione. E aggiungo in conclusione che la scienza non è scienza se non è discussione, perché la scienza è un metodo, il metodo scientifico. La scienza non è qualcosa che si impara all'università o alla scuola o ci si autoproclama. La scienza è quando c'è discussione. Il metodo scientifico è la discussione. Altrimenti, se no, il dogma non è scienza, è dogma, e quello lo fanno le religioni, lo possono fare i dittatori, i totalizzatori, okay, ma no, certamente non la scienza. La scienza è discussione. Quante scoperte scientifiche o quante teorie scientifiche sono state confutate dopo un anno, dopo due, dopo 10, qualcuno anche dopo 50? La scienza, La cosa questo. bella è che non sono state confutate dagli opinionisti, questo vale la pena ricordare. Ricordiamolo. Arianna, ti Grazie. veniamo a vedere, diciamo a tutti, andate a vedere Arianna live dal vivo, andate a vedere gli spettacoli e anche in rete per quelli, come abbiamo detto, col culo pesante. Ciao Arianna, alla prossima!